Ciao amici, mi sono arrivati questi bellissimi auricolari con case da Gearbest della Siroflo che andremo a scoprire insieme, ok? Perciò sigla! Welcome friends! Ciao amici! Oggi abbiamo qua delle bellissime cuffie con il loro case nere che arrivano da Gearbest. Il brand è Siroflo e le cuffie sono le HV358 Pro. Andiamo subito a fare l'unboxing. Io le ho già provate. Il case è questo, veramente bellino. Qua abbiamo le cuffie con chiusura magnetica e dentro abbiamo dei gommini di scorta. E il suo cavettino per la ricarica e il suo manuale di istruzioni. Ok, altro non c'è, confezione molto carina. Eccolo qui il case con i suoi auricolari. La chiusura è magnetica, ok? Quando ponete gli auricolari, i due LED diventano rossi. Vi faccio vedere. Ok, quando andate ad estrarre, gli auricolari diventano blu. Ok, qui abbiamo i contatti per la ricarica sul case e i contatti per la ricarica sull'auricolare. Veramente bellino. Qui abbiamo l'ingresso micro USB per la ricarica. Gli auricolari sono completamente di gomma morbida. Gomma morbida ovunque. Ok, anche sul pulsantino per accettare o rifiutare o spegnere le chiamate. Qui abbiamo il pulsantino. Poi abbiamo il gommino che si può cambiare, come vi ho fatto vedere prima quelli di scorta, e io li ho trovati molto molto comodi, veramente comodissimi, e una qualità per quello che costano, circa 29 euro, veramente ottima per ascoltare la musica. Sono in ear e hanno la funzione di cancellazione del rumore. Il case ricarica fino a 3 volte i nostri auricolari. I nostri auricolari possono riprodurre fino a 3 ore di musica continua. Il Bluetooth è un 5.0. Il protocollo Bluetooth è un HSP, un HFP, un A2DP e un AVRCP. La batteria dei nostri auricolari è da 50 mAh in polimeri di litio. La tensione di ricarica è 5 volt e il tempo di ricarica 1 ora e mezza. Invece il tempo di ricarica della nostra custodia, del nostro case, sono 2 ore e mezza.
Il tempo di stand by invece sono 80 ore e abbiamo una impermeabilità IPX4. Ve lo faccio vedere un po' meglio. Il pulsante, che è bello grosso, è rialzato. Ok? Poi qui abbiamo una bella ziglinatura, ok? Suo bel LED. E qui il nostro gommino per il padiglione auricolare. Qui abbiamo i tre contatti per la ricarica. È veramente ben fatto, leggero e non dà fastidio. Comodo questo case se andate al lavoro con il treno, comodo se andate a farvi un giro al parco, comodo se andate a farvi un giro in mountain bike, se vi fate una passeggiata, una bella corsetta. Eccoci qua. A indossarle non si fa nessuna fatica e non cadono neanche, sono stabili. Poi, essendo di gomma morbida, rivestite di gomma morbida, non danno fastidio. Per rispondere a una chiamata basta fare così. Mi trovo benissimo. Lo provate oggi al lavoro, si sente da Dio e mi sa che me le tengo. Veramente belle. La musica, per quello che costano, circa 30 euro, si sente veramente bene. Certo, non a livello delle AirPods, dell'Apple, però per me vanno più che bene per 30 euro. E comunque il suo case, fantastico. Come ho detto prima, potete ricaricarle 3 volte con una ricarica del case. Poi è magnetico, bello questo rumore. Molto comodo da portare in giro, comodo da ricaricare pure il case. Niente, io le consiglio. L'unica cosa che ho notato, che se volete usare un singolo auricolare, l'altro deve essere vicino e non lo dovete mettere nel case, potete metterlo dove vi pare, però se lo mettete in tasca voi sentite bene e dall'altra parte fanno fatica a sentirvi, o se no li tenete tutte e due. Ok, certo, sono più adatte per ascoltare musica, però io mi trovo benissimo. Se volete vi lascio il link per un eventuale acquisto. Per questo comunque devo ringraziare GearBest, perché me le hanno mandate da recensire gratuitamente, e li ringrazio ancora. Infatti tutti i prodotti che ricevo è quasi sempre GearBest. O li compro io per me perché mi servono, o li comprano, come alcuni smartphone, i miei amici o i miei colleghi o altre persone, e poi me li danno da recensire o arrivano qui e li recensisco e poi li do. Comunque, se volete degli auricolari a meno di 30 euro vi consiglio questi della Siroflo. Non so, forse è meglio così. Ok, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video su Tecno Device, e dovranno uscire altri video
sull'altro mio canale. Il tempo che ho purtroppo è poco, per quello ho pubblicato pochi video. Comunque adesso mi metterò sotto e farò uscire un po' di video. Ciao, alla prossima, condividete il video, mettete tanti like, iscrivetevi al canale e un saluto.